pomeriggio perché ormai è molto oltre del dopo pranzo. Abbiamo anche preso il caffè e ho iniziato questo vlog molto tardi, non come al solito al mattino, ma all'ora dell'aperitivo. Come avete visto, ci siamo dedicati un piccolo aperitivo con un succo, due patatine e dopo circa un'oretta abbiamo pranzato. Molto leggeri perché ho fatto dei ceci a me fatti con gambi di sedano e al fidanzato senza il sedano perché a lui non piace. Nemmeno mi fa impazzire, però comunque di proprietà ne ha tantissime, come anche i ceci chiaramente. Io l'ho aggiunti all'interno. Di solito ci metto anche come si chiama, cetriolo, ma non mi andava di esagerare, siccome comunque già un'oretta prima avevo fatto aperitivo con succo e patatine. Comunque, mi vedete un po' sistemata, mi sono data una piccola sistemata, niente di eclatante, non ho messo il fondotinta, ho soltanto messo su un po' di rossetto, del mascara, un po' di blush, ecco quanto. Per il resto, maglioncino perché appunto sto un pochino calda, fino a prima c'era un sole pazzesco in giardino e siamo stati in giardino a prendere il sole, sono stata sdraiata appunto al sole, eccetera, eccetera, però in casa fa piuttosto freschino ancora, anche se al sole, come vi dicevo, si sta veramente benissimo. Sono usciti ben due film che non ricordo come si chiamino, non ce l'ho segnati da nessuna parte, però sono usciti ben due film su Netflix e avevo intenzione di vederli. Io sto anche seguendo, insomma, chi mi segue da un po' sa che sono un'appassionata della serie La Casa di Carta, ed è uscita la quarta stagione, insomma, chiamiamola così, anche se è il continuo della terza stagione. Comunque, la quarta stagione e la sto veramente vedendo mano a mano, una puntata al giorno, tranne il primo giorno quando è uscita, che ho fatto fuori già due puntate, però per il resto sto andando molto molto lenta nel vederle. Adesso sono arrivata alla quinta puntata e mi pare che ne siano otto, quindi me ne mancano ancora tre, quindi le sto mandando via mano a mano perché non voglio esaurirle tutte così in fretta, perché poi non si ha nient'altro da fare. Fate caso a questa cipolla, ma ho voluto togliere i capelli che ci avevo davanti. Ho già chiacchierato abbastanza, dopo vado a preparare qualcosina per merenda perché il pranzo è stato molto molto leggero, quindi vorrei fare un po' di merenda con qualcosina. Adesso vedo qualche cetriolo, un finocchio, adesso vedo un pochino. Mamma, ragazzi, stanno uscendo delle giornate meravigliose, guardate che meraviglia. Comunque vabbè, fuori c'è il fidanzato che sta risolvendo delle cose. Abbiamo trovato ben due nidi di vespe. Comunque abbiamo preso questi perché per Pasqua faremo una bella lasagna. Saremo in due, ma ci metteremo in videochiamata con i parenti sicuramente. E quindi sì. Buongiorno, io sono qui al PC perché vi voglio far vedere un po' di cose che ho acquistato e altre cose che voglio assolutamente acquistare, perché nei giorni scorsi ho tirato fuori un po' di cosine estive, perché qui le temperature nelle ore, insomma, che vanno dalle 12 fino alle 15 si sono molto molto alzate, quindi volevo appunto tirare fuori qualcosine anche per rendermi un pochino conto di quello che ho, di quello che mi serve, di quello che non mi serve. Quindi sono arrivata alla conclusione che mi servivano alcune cose. Tutto quello che vedrete di quelle cose che ho acquistato e quelle che appunto
appunto voglio assolutamente acquistare sono tra virgolette necessarie perché mi sono resa conto che mi servivano. Quindi appunto vedrete degli acquisti che ho fatto, degli acquisti che ho intenzione di fare, che sono delle cose necessarie, non ho acquistato veramente a sfizio, a caso, anzi tutt'altro. Vi volevo giusto un po' far vedere che cosa ho acquistato e insomma per tenerci un pochino di compagnia stamattina. Ok, sono nella sezione miei ordini e ancora non mi è stato inoltrato perché, come vedete, aspettate, qui c'è scritto appunto ancora a nulla ordine e c'è scritto appunto operazione in corso. Sì, poi vedrete, qui ci sono tutti gli altri miei ordini sul sito di Shein. Vabbè, non è quello il punto. Volevo farvi vedere un po' gli articoli che ho acquistato in quest'ordine. Non so se me li fa vedere, me li fa soltanto sfogliare così. Vabbè, comunque, ho acquistato un po' di cosine, tanto tanto carucce, delle fasce estive, le canottiere perché io in estate le canottiere le utilizzo sia per dormire che per casa che per uscire, quindi ne ho tantissime e molte anche dello stesso colore, quindi non cambia se sono per casa o sono per uscire, perché appunto quelle là che uso per uscire ce le ho anche dello stesso colore per avercele in casa. Beh, e poi ho preso anche delle ciabattine che ragazzi non so per quale motivo non me le fa vedere zoomate. Beh, e poi c'era la possibilità di poter prendere anche delle mascherine, queste qui chirurgiche. E quindi sì, ho preso delle fasce, delle canottiere, delle cose per il cellulare. Questa era il regalo, questa busta qui, come vedete, era il regalo. Perché dopo un tot, insomma, a volte mi fanno dei regali. E dei pigiamini, questi qui, anche questo qui, altre fasce. Anche questa qui, insomma, e poi ho nel carrello già delle cose da acquistare e vi faccio vedere adesso, sicuro che me le fa vedere. Guardate, ho già messo nel carrello alcune cosine perché ho intenzione di fare un altro ordine. Io ne faccio scaglionati a volte perché già so che comunque supero un tot, quindi sì, ho aggiunto già queste cose nel carrello che ho intenzione di comprare perché appunto ne sono sprovvista, ve lo dico, non perché sono comprate così a caso. Io faccio sempre acquisti mirati e faccio acquisti soltanto quando veramente mi servono delle cose, ve lo assicuro. Soprattutto ultimamente avevo bisogno di qualche pantalone di questi qui larghi che ho soltanto quelli che ho da praticamente 5-6 anni, ne ho circa 6 di quei pantaloni, però considerate che l'estate dura fino ad ottobre all'incirca. Solo 6 pantaloni non sono abbastanza, considerando che si suda all'interno e durante il giorno forse ci si cambia anche più di 2 volte al giorno. La stessa cosa per le fasce, che appunto metto soltanto queste perché voglio tenere tra virgolette le ascelle libere perché sudo come una forsennata. Quindi voglio assolutamente evitare quelle cose antiestetiche. Quindi compro queste fasce e considerando il prezzo, ragazzi, ci si può permettere di comprare queste fasce per 15 euro, meno di 15 euro, ne comprate praticamente 3, ma appunto durante il giorno, se vi cambiate più di una volta al giorno perché avete sudato in quei panni, automaticamente ne avete altri da poter cambiare, intendo di top, di fasce, eccetera. E questi pantaloni uguali, io li sfrutto tantissimo. Comunque, vabbè. Questo è il mio buongiorno, vi volevo far vedere un pochino di questi acquisti che sto facendo, che ho fatto. Vi mostrerò bene magari in un try on haul e così vi faccio vedere anche indossati, visto e considerato che questo è l'andazzo. Ossia, per rimanere a casa posso finalmente girarvi anche qualche video vecchio stile. E vabbè, comunque, in quest'ordine sono riuscita a prendere anche delle mascherine di quelle chirurgiche, anche se ne ho un bel po' in quella scatola di FFP2, perché anche stando all'andazzo del quale vi parlavo prima, sa che dovremmo portarle a lungo queste mascherine, perché questo è quello che ci circonda oggi. Un bel po' di noie. Comunque adesso vado a mangiare qualcosina per colazione. Ieri poi non sono più riuscita a registrare nulla, come avrete visto dalle clip. Oggi cerco di girare qualcosina in più perché ho intenzione di mandarvi online questo video il prima possibile. In tutto ciò, ecco perché odio, odio lo smalto. Cioè, vi rendete conto?
devo solamente toglierlo e metterne di nuovo. Come una zecca. Vuoi lo yogurt? Vuoi lo yogurtino? Eccolo, che si detto è baffi, perché a lui gliene diamo, però chiaramente non questo qui dolce dolcificato, ma quello lì magro, ecco, senza zuccheri. E adesso pensa che questo sia per lui, ma no, è per mio amore, perché è aperto e lo devo finire. È arrivato il momento delle vitamine e sto prendendo insieme al lievito di birra anche il disintegratore alimentare di vitamina C. E ovviamente lui in prima linea, vabbè. Questi li stiamo prendendo sia io che il fidanzato. Doccia fatta, adesso mi sto mettendo un po', come non detto, gli accessori, giusto perché ragazzi, se no veramente non mi basta un attimo. Fuori oggi fa caldissimo, veramente tanto tanto caldo. Mi sono messa in fascia e questa maglia sopra, insomma, così, perché così quando vado fuori, perché adesso vado, prendo anche un po' di sole. Ho anche pranzato, avevo fame, ho pranzato che erano l'1:50, ho fatto le uova strapazzate, ho mangiato vicino l'insalata e cetrioli leggerina, perché nei giorni scorsi veramente abbiamo fatto paura io e il fidanzato, ho mangiato dolci a non finire, poi stiamo facendo almeno una volta a settimana la pizza, bomba calorica. Lui sta dormendo come al solito in queste posizioni strane con le zampe sul muro, vabbè, che io poi devo anche pulire. Comunque fuori c'è un tempo pazzesco, stanno uscendo delle giornate stupende. Lì ci sono le banane che devo assolutamente terminare in qualche modo. Farò qualche dolce come l'altra volta, non lo so, adesso vediamo un attimo. Ma io non riesco a finire un casco di banane in 4 giorni, quindi siccome la banana la mangio solo io, al fidanzato non piace, vedrò che fare. Comunque ho steso anche una lavatrice fuori, insomma, secondo me i panni si stanno tipo seccando. Perché fa caldissimo. Ho finito la sesta puntata della Casa di Carta e non avrei mai pensato di essere in grado di empatizzare con dei criminali. Ebbene sì, se avete visto la Casa di Carta capirete. Comunque vabbè, adesso vado a prendermi un succo, faccio merenda. Ho preso questi succhi, questo è già aperto e voglio finirlo. Non ne sono certa che ce ne sia abbastanza per riempire un bicchiere, insomma. Aprirò anche questo qui, ce la farò. Aprirò anche questo qui, che è 100% frullato veggie, frutti di bosco, barbabietola e carota nera. Mentre questo è mango, mela, zucca e carota. È buonissimo. Mi bevo questo bicchierone di salute davanti alla settima puntata. Abbiamo anche cenato, adesso sono al momento pulizia stoviglie, pulizia totale, insomma sono così, in questa condizione. Adesso mi faccio una tisana e poi dritta dritta nel letto.
Buongiorno, ieri non ho più chiuso il vlog perché ho visto, ho messo insieme un po' di clip e avevo fatto un vlog molto molto corto e mi sono detta vabbè dai adesso giro quest'altro giorno, tanto comunque le giornate non sono poi così tante colme piene di chissà quante cose che faccio, quindi insomma mi sono detta ci sta, perché no, e quindi eccomi qui a registrare quest'ultimo giorno. Oggi fa caldissimo, mi vedete preparata, più preparata del solito perché sto andando a fare la spesa. Sì, esco per la prima volta dopo un mese. Veramente esco dopo un mese. Sono uscita soltanto per portare Bjorn fuori. A fare la spesa non c'ero mai andata. Quindi, insomma, sono abbastanza emozionata. Ho appena tolto la mascherina. Mamma mia, ragazzi. Cioè, con il caldo che sta cominciando a fare, è una tortura tenere su questa mascherina, ma purtroppo sa da fare. Sono andata a fare la spesa, adesso vi faccio. Adesso vi faccio vedere. Ho preso un po' di cose per questa Pasqua. Stamattina ho fatto anche lo shampoo, che non facevo da una settimana. Io di solito faccio almeno due shampoo alla settimana. Questa volta l'ho saltato, dall'ultima volta insomma, che quando mi sono appunto laureata, da quel giorno non facevo lo shampoo, quindi adesso l'ho fatto e li ho lasciati naturali, mossi. Comunque sono tornata da fare la spesa. Io ho preso un po' di cose che mi servivano per Pasqua, perché voglio fare anche un dolce, la caprese. Non so se conoscete questo dolce, mi sa che è campano, ma non ne sono certa. Veramente buonissimo, che è tutto cioccolatoso con le mandorle. Una gioia. Era fuori questo monellino, guardate, un mucino tutto sporco di terreno. Fuori ancora una giornata pazzesca. Infatti io e il fidanzato adesso ci andiamo a prendere un caffè fuori, perché abbiamo anche pranzato e ho acceso la macchinetta e ne approfittiamo, ci prendiamo un caffè fuori in giardino con questo sole. Sono stata un po' qui a guardare un documentario su Netflix, siamo stati anche fuori un po' al sole, però a un certo punto ha fatto veramente caldissimo, tanto è vero siamo dovuti rientrare dentro perché faceva tanto tanto caldo. Stavo guardando fino ad adesso un documentario su Netflix, di quelli purtroppo non proprio belli, insomma parla di un'uccisione di un bambino, insomma non voglio appesantirvi in questo momento la questione. Sì, avete capito un po' i generi che mi piacciono, sono così. Comunque vabbè, tralasciamo un attimo questo argomento per parlare di qualcosa di un po' più carino. Mi è appena arrivato un pacco, ho fatto l'ordine di queste cose il 4 di aprile e sono passati soltanto 4 giorni, oggi è 8, sì, 4 giorni esattamente, ho fatto sabato e in 3 giorni lavorativi, meno di 3 giorni lavorativi perché mi è arrivato oggi che è mercoledì, il pacco comunque è arrivato in tempi record, in 3 giorni da questo negozio online, da cui ho trovato le mitiche ciabattine con il tacco, quelle che io utilizzo sempre nel periodo estivo, cioè praticamente io le utilizzo per tutta l'estate e anche oltre, finché non comincia a fare freddo utilizzo sempre e soltanto queste ciabattine che adesso vi faccio vedere. Ne ho prese un paio praticamente simili, se non praticamente uguali a quelle che già avevo, che però si stavano cominciando a rovinare, però adesso vi faccio vedere. Ok, ho posizionato un attimo il dispositivo in questo modo, in modo tale che mi possiate vedere un po' più o meno da vicino e potrete vedere i prodotti. Ecco, eccolo qui, adesso lo apro. Mi servono le forbici. Eccolo, si avvicina lui. Lo vedete, il pelosetto. Non c'è niente da mangiare qui dentro, tranquillo, puoi rilassarti. Allora, ho preso un bel po' di scarpe, lui curioso qui sotto, eccole qui, le prime scarpe, sicuramente le ricorderete, ho un paio di scarpe così molto molto simili da questa estate, un paio di estati,
Le ho viste su questo sito e siccome quelle si stavano quasi rovinando, cioè, o meglio, ce le ho già da 3 anni probabilmente, si stavano rovinando un bel po', e siccome le ho viste e mi piacciono tantissimo, queste qui le sfrutto tantissimo, ho deciso di acquistarne un altro paio in modo tale che quando poi saranno totalmente rovinate quelle, queste per soli 15 € mi pare di averle pagate, se non 15 comunque 10, non di più. Praticamente ne ho un paio identiche, soltanto che queste sono fatte di vellutino, invece quelle che avevo erano in similpelle. Comunque, queste qui. Poi ho preso quest'altre qui, ciabattine sempre fatte così, color naturale, rosa cipria, color naturale. Guardate, sono veramente bellissime. Io le sfrutto su tutto queste ciabattine fatte in questo modo. Ero tentata di acquistarle con il nero, ma ne ho un altro paio nere semplici. Non mi sono lasciata rapire da questo pensiero, quindi le ho acquistate in colore che non avevo. E poi altro paio fatte in questo modo, super particolari, guardate. E perché particolari, insomma, particolari per il fatto che presenta questi spazietti vuoti, però porta sempre queste borchiette ed è un colore che non avevo assolutamente, questo color, non ve lo so descrivere, bronzo bruciato, non ve lo so descrivere, non sono argentate, ma un bronzo scuro scuro, vabbè, ci siamo capiti. Poi ho acquistato sempre da questo sito due di quei pantaloni che vi ho detto che vanno molto molto larghi, questo qui verde, infatti in questo modo, stile di cui vi parlavo ieri o l'altro ieri, mi sa, sì, e vanno molto larghi, sono freschissimi, indossati in estate con il caldo afoso e questi vanno a su, vanno qui ad alta vita. Io li indosso con delle fasce e sono comodissimi, ci faccio tutta l'estate, il calore non lo sento proprio, non lo avverto proprio. E sempre su questa scia ho preso questi pantaloni, che questi super freschi, guardate, così, sempre molto molto larghi, anche questi vanno ad alta vita, sono bellissimi, veramente stupendi. E poi un altro paio di pantaloni neri, perché ne avevo soltanto uno. Che ti stai mangiando tu? Ne avevo soltanto uno, però non di questo materiale che dovrebbe essere super traspirante, mi auguro. Sempre così, super larghi e super comodi perché appunto vanno morbidi e stanno benissimo addosso. Adoro, amo tantissimo il tipo di outfit che si possono ricreare nel periodo estivo. Adoro questi pantaloni che vanno così belli, morbidi, larghi. Adoro mettere le fasce. Ogni volta non vedo l'ora che arrivi il periodo estivo per poter primaverile, insomma, il caldo, per poter indossare i miei outfit preferiti, che sono appunto sostanzialmente fasce, pantaloni larghi, questi zampa d'elefante che vanno molto molto morbidi, e è il mio stile preferito. Le ciabattine poi io le adoro, ne ho prese di diverse. Nel frattempo mi era caduto questo a terra e lui ce l'aveva tra le grinfie. Vabbè, questo è quanto, spero che abbiate capito qualcosina. Vi faccio vedere velocissimamente da vicino, con un po' di zoom, le ciabattine. Queste qui sicuramente ve le ricorderete perché nei vlog dell'estate scorsa ve li mostravo spessissimo perché li mettevo praticamente tutti i giorni. Poi questi qui, guardate che belline. E poi queste ciabattine qui invece che sono semplicissime, le indosso in ogni outfit, poi sono comodissime queste qui che comunque vi consente di mettere un paio di scarpe con il tacco, anche se avete su dei pantaloncini non risultate troppo troppo, ecco, piacciono tantissimo. E stavo valutando di prenderne qualcun'altra, ma appunto vediamo un attimo come va a finire sta quarantena, se ci consentiranno di uscire quest'estate, forse il pensierino ce lo farò. Se poi no, no. No, niente, ragazzi, questo cagnone proprio non mi lascia in pace. Comunque vi voglio far vedere un attimino come calza questo pantalone, che è di quelli appunto molto a vita alta,
morbidi, ok? E queste sono le ciabattine che vi faccio vedere da così perché non posso farvele vedere dallo specchio. Comunque, queste sono le ciabattine che io metto sotto a tutto quanto. Eccolo che mi lecca, vabbè. E queste sono quest'altro modello, che sono un po' più ideali, magari sotto a dei vestiti un po' più, ecco, floreali, eccetera, eccetera, perché sono un po' più bamboline. Mentre queste qui sono fatte così, appunto, sotto a dei jeans, sotto a questi pantaloni fatti in questo modo, veramente carinissime. Adesso vi faccio vedere anche come calzano quelle lanier. Queste sono invece quelle, appunto, nere. Già me le vuoi rovinare? Queste sono quelle lì nere. Guardate che carucce, sono veramente carinissime. Io, come vi ho detto, già ne avevo un paio, però mi piacevano troppo e quando le ho ritrovate, non ce l'ho fatta a rinunciarvi e quindi, insomma, ne ho prese un altro paio. Ragazzi, cioè, io le ho pagate 10-15 euro queste scarpe, quindi comunque non sono indistruttibili, però comunque se uno le alterna un po' alla volta, se uno le alterna un po' alla volta, scusatemi, prima era al buio, quindi mi sono messa un po' qui alla luce, se uno le alterna un po' alla volta, sono scarpe che comunque vi durano nel tempo. Certo, non 20 anni, però comunque ci fate 6-7 estate. Per il prezzo che hanno, sempre se non avete un cane che ve le rosicchia, perché io l'ho trovata in bocca, vabbè. Comunque, che vi stavo dicendo, sì, per il prezzo che hanno, farci 5-6 estati, perché no, ma anche 7-8, dipende magari quante ne avete e quante ne sfruttate. Insomma, niente male affatto. Già che ci sono, vi faccio vedere anche come calzano questi altri qui verdi. Purtroppo, ragazzi, non ho luce in questo momento in casa, se non in cucina, che però non ho specchi. È veramente carinissimo, guardate, carinissimo. Ed è proprio lo stile che mi piace. Adesso con questa maglia non è che ci azzecca più di tanto. E qui c'è da appunto mettere una bella fascia che lascia libero un po' di stomaco e quant'altro. Sono veramente carinissimi questi pantaloni. E adesso ho da mettere anche quegli altri. Questi sono quegli altri che sono un po' più a zampa d'elefante rispetto a quelli lì che vi ho fatto vedere prima. Veramente bellissimi. Li amo questi pantaloni. Veramente non vedo l'ora di poterli indossare. In verità, con queste temperature che stanno venendo fuori negli ultimi giorni, si potrebbe già fare. Già si potrebbe metterli. Vabbè, comunque, adesso mi vado a spogliare perché tanto lasciamo spazio alla realtà. Io a casa dovrò stare. Queste cose le indosserò molto, molto, molto più avanti. È calata la sera, infatti. Sono praticamente all'ombra dell'unica luce che ho qui accesa in cucina e quella lì, insomma, più soffusa perché mi stavo guardando delle serie. Ne ho iniziate un paio, quindi ho guardato una puntata di una e una puntata dell'altra. Una serie tipo coreana, no, tipo coreana, però ha i sottotitoli in italiano, quindi devo stare appresso a leggere e ho stancato tantissimo gli occhi, però mi sta piacendo tantissimo. Non vi dico i titoli perché comunque ne vedo talmente tante che molto spesso i titoli li tengo sempre per dopo, quando poi mi rendo conto che quella serie la voglio continuare a guardare, quindi me li focalizzo più avanti, se sarà e se ne varrà la pena. Comunque adesso devo mettere sulla cena. Io penso che chiuderò qui il vlog perché penso che possa esserci già abbastanza di girato. Non mi resta che salutarvi. Alla prossima, un bacione.